seconds. This is Magat. Jacobs in with the shooting chance. Quite a comfortable test. He's happy that the one nearest us, as they make it five, covers the near side as we look. Matthias. One thing the Moroccans, a little under 2 minutes of the half remaining. Alox, referee allows him to go on, and the goalkeeper makes an amazing save from Rummenigge. There was an element of fortune about it, that has to be said, but even so, Harry got up there in the first. Alox, plenty of sting in the shot, but the goalkeeper not having to move his. Alox, they've got a man over, it's Matthias! Magat, away by Cena. Credit Zaki with the save, he was at his man very quickly. But it was a clear opportunity, and he spread himself to the goalkeeper. And Boniek touching it up. And Bouyahkiawi is still down. Orban tries to curl it, and Zaki, at full stretch, touched it aside. The save of the match so far. Zaki from Orban. He looked to curl it, seemed to have the goalkeeper beat. David, he has accepted the responsibility of shooting in this match. That's quite right. And there's a mistake by Dolmy. And against the post from Orban. A let off. The closest we've had to a goal, it came from Jan Urban after Dolmy rather wearily had prodded the ball in his direction. And Zaki flinging. Tiro di Pacheco e parata con una certa difficoltà da parte di Zaki. Il tiro di Pacheco, il secondo. Suggerimento in area, il colpo di testa molto bello da parte di Federico. Lunga per l'arrivo, ma riesce ugualmente a prendere la palla Inazio, che si era portato in avanti, e sull'uscita del portiere. Apertura per Susa, attacco di Susa. Susa, tiro immediato di Susa e bella parata di Zaki. Seguendo il cliché, vedete, i portoghesi tirano prima ancora di entrare nell'area di rigore. Questa volta ha tirato Susa. Respinta a pugno di Zaki, palla messa a terra, tiro di Carlos Manuele, bella parata di Zaki sul tiro di Susa, che è anche sfortunato. Bella la deviazione con uno scatto, effettua il cross, respinto, un bel colpo di testa da parte del Portogallo, che viene in avanti ancora con Carlos Emanuel. E avete visto che l'inserimento da parte di Gomez per poco non frutta il secondo gol, un gol che poteva riaprire la partita. Lo evitano in uscita il portiere. Diamantino verso Jaime, il cross è molto bello di Jaime, il colpo di testa in tuffo da parte di Gomez, parato senza difficoltà dal portiere.